Bentornati sul mio canale. Io sono molto contenta di questo risultato perché oggi festeggiamo i 500 iscritti. Che bello, finalmente! Ho un canale piccolo, però dai, bisogna vedere il lato positivo e che un piccolo traguardo lo abbiamo raggiunto. E piano piano, con calma, possiamo raggiungere risultati sempre migliori. Ed è soprattutto grazie a voi che ho raggiunto questo risultato. Perché se non avessi avuto nessun iscritto, probabilmente il mio canale non sarebbe andato avanti. E quindi il mio canale nel tempo si è trasformato, si è evoluto, ci sono stati tantissimi cambiamenti, non è proprio rimasto uguale a quando l'ho aperto 2 anni fa. Ho fatto delle scelte, quindi questo video è un video ringraziamento per le 500 persone che sono iscritte al mio canale. Qualcuno si è iscritto dal primo giorno di apertura del canale, grazie mille. Invece qualcuno è arrivato molto di recente ed è anche un video di presentazione, o meglio di ripresentazione. Mi presento perché penso che magari c'è qualcuno che ha aperto questo video e dice: "Ma chi è questa ragazza? Io non la conosco. Di cosa parla il suo canale?" Io mi chiamo Benedetta, ho 28 anni e lavoro come educatrice e nel tempo libero mi piace molto leggere, passeggiare nella natura e ho questo canale YouTube dove racconto storie interessanti e molto particolari. Io adesso non lavoro nella scuola, ma nell'ambiente extrascolastico e mi accorgo che, cioè, praticamente i bambini, i ragazzi, cioè, hanno le stesse sensazioni che avevo io nei confronti della scuola, quindi la noia, sensazioni in generale negative, la voglia di non fare i compiti. E qua riflette proprio la problematica che la scuola dovrebbe essere un ambiente che forma le persone, che aiuta le persone a stare in gruppo, a sviluppare l'empatia e a stimolare la curiosità. Perché i bambini sono naturalmente curiosi, l'essere umano ha la curiosità di conoscere le cose, di scoprire come sono fatte le cose, cosa c'è stato nel passato, fare un sacco di domande. E la scuola, invece di far venire voglia di far conoscere le cose, la scuola distrugge tutto, distrugge la curiosità, fa odiare la lettura, infatti a me leggere non piaceva. Quando io andavo a scuola, la mia libreria era piena di libri scolastici e avevo lo zaino che pesava, era uno zaino grosso, questo zaino sulle spalle, mi faceva venire un mal di schiena. Che me lo ricordo ancora adesso, tornavo a casa con i libri mattone, cioè libri veramente pesantissimi. Quando invece ho finito la scuola, ho iniziato a riempire la mia libreria di libri che interessavano a me, di cose che volevo conoscere io e che mi sarebbe piaciuto molto approfondire. Vedevo i documentari che volevo io, i film che volevo io, senza che fossero quelli imposti da quello che volevo la scuola. E ho imparato più cose da sola, sul passato, sulla storia, e mi sono rimasta impressa a differenza di quello che ho imparato a scuola. E ho deciso di aprire un canale che stimola la conoscenza e l'imparare cose nuove, che sono le cose che io avrei voluto studiare a scuola, ma non ho potuto studiare a scuola perché c'erano dei programmi statici, fissi, prestabiliti. Perché quello che imparavo a scuola lo vedevo come noioso e non era quello che volevo imparare in quel momento. Vi faccio un esempio: filosofia. Tanti filosofi interessanti, tante teorie, molto interessanti, alcune cose effettivamente mi piacevano perché a me filosofia piaceva, ma non ho mai studiato una filosofa donna. Sono andata io dopo a ricercarmi i libri di donne che erano interessate alla filosofia. Mi interessava approfondire la storia del nostro passato coloniale, la storia del periodo storico del fascismo e dei fascismi che si sono sviluppati in Europa, perché sento l'importanza di diffondere l'importanza dell'antifascismo, soprattutto in un'epoca in cui stiamo assistendo al ritorno di ideologie di estrema destra, quindi il mio canale si pone di avere una base antifascista e di raccontare quelle storie poco conosciute e dimenticate che si fanno fatica ad affrontare a scuola e che sono quelli che le persone avrebbero voluto studiare a scuola. A scuola io ricordo che studiavo le storie dei re, degli imperatori, delle battaglie, ma tutto questo non mi interessava, mi annoiava.
Io volevo conoscere la storia del popolo, la storia della gente comune. Ed è quello che io voglio raccontare sul mio canale. Quindi voglio raccontare la storia degli oppressi, la storia di quelle persone dimenticate. Una storia che parte dal basso, che parte dalle persone che hanno lottato per ottenere i diritti civili. La storia della lotta di classe e dell'importanza dell'intersezionalità delle lotte di classe. E parlando con molte persone, praticamente ho scoperto che le storie che racconto sul mio canale non ne le conoscono e quindi ho un motivo in più per raccontare queste storie. La mia decisione è stata quella di mettere tutto in un'unica rubrica per far vedere l'importanza e che le lotte di classe si collegano l'una dall'altra, praticamente entra in ogni ambito. Penso che sia molto importante stimolare nelle persone la voglia di conoscere e di imparare e di conoscere com'è stata la lotta di classe, la storia di quelle persone che lottano per i diritti umani e anche degli animali. E ho deciso di fare delle sottorubriche man mano che ci sono più video che parlano dello stesso argomento. Ad esempio, la mia rubrica sui disastri ambientali è una sottorubrica della mia rubrica relativa alla lotta di classe. Poi ho fatto la rubrica storie di istituzionalizzazione, perché qui affronto l'argomento delle istituzioni totali. Ho visto che come argomento interessa molto, perché dopo il mio video sui manicomi dei bambini ha avuto un grande interesse e alcune persone mi hanno detto che questi argomenti li avrebbero voluti studiare a scuola. Anche io avrei voluto studiarli a scuola ed è per questo che voglio proporre una divulgazione storica alternativa che per me è importante. Questo quadro è un quadro di Cronache Ribelli, Cannibaliere. Se non sapete chi siano, è praticamente un gruppo editoriale che racconta storie, che ha un obiettivo di fondo simile al mio, cioè quello di raccontare le storie dei popoli oppressi, le storie poco conosciute. Praticamente questo presenta Marco Cavallo, che era un cavallo che hanno praticamente costruito un gruppo di pazienti psichiatrici. La storia poi di Marco Cavallo è molto bella e potrei anche raccontarla sul mio canale. Ed è praticamente una storia che simboleggia la libertà di quelle persone che sono considerate rifiuti sociali. Chi mi segue dall'inizio sa che quando ho aperto questo canale dietro di me c'era una libreria antiquaria. Soltanto che ho deciso di spostarla perché praticamente la mia situazione libri è diventata che sono sommersa dei libri in camera riguardo ai libri nuovi. E mentre questi qua, che adesso li ho messi in una libreria nello studio, sempre la stessa libreria, l'ho spostata nello studio, praticamente qua mi occupavano posto, avevo la gattina che andava con le zampine a far così sui libri sotto e andava a raschiare la libreria, e siccome ci tengo a quei libri, non volevo rovinarli, allora ho detto ok, questa libreria per diversi motivi la spostiamo dalla mia camera e magari metto una libreria qua più alta dove ci sono i libri nuovi che non ci stanno adesso là, dopo ve la faccio vedere nell'altra libreria. Allora eccomi qua e adesso vi mostro l'altra libreria che praticamente sta esplodendo, non ci stanno più libri e quindi l'ho tolto la libreria antiquaria per metterci un'altra libreria o simile a questa o diversa che possa ospitare altri libri nuovi, perché comunque di quelli antichi non è che faccio ricambio. Non so in che modo voi mi state vedendo, spero che comunque ci sia un'inquadratura decente. E questa è la mia mini libreria, come vedete qua ci sono i libri di Cronache Ribelli o Cannibaliere. Qua ci sono quelli che cioè che non ci stanno più. Anarchici 68, questo è ancora imballato, lo devo ancora aprire. Il ragazzo di Guantanamo, i 5 anarchici del Sud, un altro libro interessante. Molti di questi libri li ho presi usati. Mia autrice preferita della fantascienza, i libri di Ursula Le Guin, tutti questi libri. Del ciclo delle ecumene però è incompleto perché sarebbero 7 libri. Ho Il mondo della foresta, poi ho... ah no, qua c'è un altro, Città delle illusioni,
la mano sinistra delle tenebre e siamo a 3, la salvezza di H, i veglietti dell'altro pianeta. Ecco, paradossalmente quando io andavo a scuola, che la scuola dovrebbe stimolare la voglia di leggere, di conoscere, di imparare, non avevo tutti questi libri, avevo qualche libro, tipo un quadratino così di libri miei che non c'entravano della scuola, che adesso li ho messi là. No, forse un quadratino no, diciamo due quadrati, erano un po' di più. Però la maggior parte invece erano quelli della scuola. Cioè già avevo quelli da studiare della scuola, andavo a leggere altro. Dopo mi è venuta fuori, senza più aver l'obbligo di studiare per forza quello, che ho preso anche altri libri. Adesso praticamente di libri di lettura ho questo, Neri nei campi nazisti, ad esempio, come lettura in corso. Come vedete, questi sono gli argomenti che mi interessano qua. I romanzi invece che leggevo a scuola quando avevo 16 anni li ho messi là. Non so se riesco ad inquadrarvi, che praticamente ho usato due mensole per metterci dei libri. Questo, è di Rosa Luxemburg, che devo leggere in questo periodo. E poi ne ho anche un altro suo, La rivoluzione russa. Ne avevo un altro di Rosa Luxemburg, sicuramente qua da qualche parte, ma non lo vedo adesso. In questo canale, quindi, io praticamente racconto storie e presento anche libri. Avevo fatto un sondaggio per chiedere che cosa vi interessava di più. Gli iscritti al canale hanno risposto che erano molto più interessati ai video documentari che ai video di libri. In effetti io nel tempo ho cambiato modalità di fare video e ho differenziato i video dove presentavo libri da quelli in cui semplicemente raccontavo una storia, perché i primi video facevo una recensione libro e poi video documentari in mezzo, secondo me diventava una cosa un po' troppo pesante. Comunque tengo sempre la parte di libri, perché anche se una piccola parte degli iscritti è interessata ai libri, io comunque voglio continuare a parlare di libri sul mio canale. Ci saranno forse, cioè l'avete visto, faccio un po' meno video sui libri, però ci sono. E il canale Instagram, ho aperto un canale che si chiama Denebe Libri quest'estate, dove lì parlo solo di libri e ci sono anche aggiornamenti relativi al canale, al montaggio, al backstage, ed è anche, ci sono parti anche divertenti perché c'è la gatta che distrae, la gatta sui libri. E comunque ogni tanto qualche video di libro lo metto anche qua, soprattutto se faccio recensioni lunghe. La cosa che è cambiata, che tra le altre cose che sono cambiate, è quello di parlare dei libri antichi, che in questo momento e da un bel po' non sto facendo video riguardo a questa rubrica. E quindi ferma, perché un po' perché adesso mi manca l'ispirazione, ma voglio anche capire se tra le persone che si sono iscritte al canale c'è qualcuno che è interessato alla rubrica libri antichi. Mi interessa avere qualche video sui libri antichi, vi faccio vedere la foto dei libri antichi oppure no? Scrivetemelo nei commenti. Vi invito a iscrivervi su questo canale YouTube e sul canale Instagram. E noi ci vediamo ad un nuovo video con tante storie interessanti. Mando un saluto a tutti, ciao!